Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video sui preferiti del mese di dicembre. Vi dico subito che in questo video non citerò nessun regalo di Natale che mi è stato fatto perché per i regali di Natale farò un video a parte. Quindi farò un video in cui vi mostrerò tutti i regali di Natale che io ho ricevuto. Quindi in questo video sui preferiti, invece non citerò nessuno di questi, anche perché essendomi stati regalati a Natale, io non ho ancora avuto il tempo di provare tutto quello che mi hanno regalato, di capire bene, insomma, quindi non potrei comunque inserirlo nei preferiti del mese di dicembre, ma eventualmente nei preferiti del mese di gennaio, perché devo avere comunque il tempo anche di insomma, avere un attimo in mano questi regali e capire magari come si utilizzano, come mi trovo, insomma, una serie di cose di questo genere. Non mi perdo troppo in chiacchiere, partiamo subito con la prima categoria che è il viaggio del mese. Ovviamente nel mese di dicembre il viaggio non poteva non essere il viaggio ai mercatini di Natale. I mercatini di Natale del Nord Europa, ma anche del Nord Italia, sono veramente spettacolari. Quindi il viaggio del mese, non può non essere un tour attraverso tutte queste località bellissime da favola, in cui appunto ci sono questi mercatini che sono veramente bellissimi perché hanno dei prodotti di qualità in una cornice veramente suggestiva. Non mi dilungo troppo sui mercatini di Natale perché ho fatto un video apposta, un video dedicato ai mercatini di Natale che vi lascio linkato nelle schede oppure in descrizione, così potete andare a vedere appunto questo video specifico e farvi un'idea della bellezza dei mercatini di Natale. La seconda categoria è il film del mese. Su questo non ci sono dubbi perché il film che mi è piaciuto di più nel mese di dicembre è stato The Place. Ho fatto un video apposta su questo film, quindi vi invito ad andare a vedere quello perché in quel video vi spiego bene tutto quello che riguarda il film, tutto quello che ho provato, vi racconto la trama, vi racconto un po' come è strutturato il film, quindi vi invito ad andare a vedere quel video. Comunque, in linea generale, questo film narra la storia di alcuni personaggi le cui vite si intrecciano. Questi personaggi hanno tutti un desiderio che vorrebbero vedere esaudito e a questo proposito si recano da una persona che è sempre seduta in un bar, sempre allo stesso posto, sempre nello stesso bar, allo stesso tavolino, e alla quale chiedono appunto che il loro desiderio venga esaudito. Lui ha la possibilità di esaudirlo in cambio di un gesto che queste persone devono compiere. Questi gesti spesso non sono gesti leciti e quindi loro si ritrovano a dover fare delle scelte molto importanti e soprattutto si ritrovano a, come dire, scoprire alcuni aspetti della loro personalità che non pensavano di avere. Questo è un film molto avvincente nonostante sia girato tutto al tavolino di un bar, quindi nonostante questo io l'ho trovato veramente avvincente, non è stato lento neanche un attimo, insomma coinvolge proprio lo spettatore fino all'ultimo. Non mi dilungo troppo appunto su questo, come vi dicevo prima, perché ho fatto un video proprio dedicato, quindi magari andate a vedere quello e vi consiglio comunque di vedere questo film. La terza categoria è il prodotto del mese. Io vorrei farvi vedere un rossetto della NYX, è un rosso mattone, è un matte e ha numero 07. Questo è il colore, ve lo faccio vedere così. Ma è comunque quello che io porto sulle labbra adesso. Non avevo mai provato la NYX. Ho voluto fare questo esperimento. Hanno messo un rivenditore della NYX nella mia città, quindi insomma mi sono catapultata in questo negozio perché mi incuriosiva tantissimo, ma non avevo mai provato i prodotti e ho preso due rossetti. Uno mi è piaciuto, però diciamo che mi è piaciuto meno rispetto a questo, che è un bel rosso, come non so se si vede perché io non ho una luce adatta per mostrare il make-up, però insomma dovrebbe abbastanza vedersi comunque. E mi è piaciuto tantissimo perché, pur essendo un matte, non secca le labbra, e questa secondo me è una cosa importantissima perché i matte magari tendono a seccare un po' le labbra, essendo più pastosi, più densi. Invece questo assolutamente no, ed è di una durata veramente infinita perché dura tantissimo. Io
lo metto magari al mattino, poi esco di casa, magari mi capita di bere una cosa, di mangiare qualche cosa e il rossetto comunque rimane sulle labbra, quindi è veramente un'ottima durata. Inoltre, a me succede spesso che con il freddo e con il vento, e nella mia città ce n'è tanto vento, magari mi si seccano un po' le labbra e quindi quando il rossetto magari comincia a frastagliarsi. Con questo rossetto invece non succede, quindi veramente questo è il prodotto del mese, senza nessun dubbio. La prossima categoria è l'acquisto del mese. Il mese di dicembre, secondo voi, può essere un mese che si trascorre senza fare acquisti? No, perché io in questo mese, tra regali di Natale e autoregali di Natale, perché questo mese mi sono fatta anche degli autoregali di Natale, ho comprato veramente una quantità infinita di roba, quindi sono molto in difficoltà nel scegliere l'acquisto del mese perché nel mese di dicembre ho comprato veramente di tutto e di più perché appunto tra regali, tra cose di vario genere, insomma, ho comprato veramente tantissimo. Quindi a questo proposito io ho pensato di fare più avanti un video in cui vi mostrerò tutto quello che io ho comprato nel mese di dicembre, soprattutto di categoria abbigliamento, accessori e make-up, insomma queste categorie qui. Quindi farò un video a parte. Però per questo video in particolare ho scelto una sciarpa che ho preso alla Combipel, è questa qua, è bianca e nera a quadretti, fatta così, e mi piaceva tantissimo. Io volevo una sciarpa abbastanza classica, quindi sul nero, però tutta nera, tinta unita, comunque non mi convinceva, quindi quando ho visto questa ho pensato che fosse sufficientemente classica e che comunque avesse anche un tocco di originalità, perché comunque questi quadrati così bianchi e neri mi sembravano carini. Inoltre è veramente molto molto calda. Io ve la faccio un attimo vedere così, velocemente, tanto per darvi un'idea di come rimane poi quando è indossata. Ecco, questa è la sciarpa e secondo me è veramente molto molto carina, insomma, a me piaceva molto, la volevo fatta così, l'ho trovata e me la sono comprata. Quindi questa è la sciarpa ed è sicuramente quella che io scelgo come acquisto del mese perché intanto mi piacciono le sciarpe e poi perché, siccome io sono freddolosa all'inverosimile, questa è veramente una sciarpa calda, quindi mi tiene caldo e quindi sicuramente è quella che vince, diciamo, la gara tra tutti i miei acquisti del mese di dicembre. Probabilmente me la vedrete anche in qualche video messa un po' come una stola messa sulle spalle, quindi messa un po' in un altro modo e non come sciarpa classica. Perché essendo così calda, a volte quando sono in casa, che magari ho un po' più freddo in quel momento, me la metto un pochino sulle spalle per riscaldarmi e devo dire che funziona benissimo anche per questo scopo. Quindi, insomma, quello è l'acquisto del mese. Passiamo alla prossima categoria, ossia la curiosità del mese. Io navigando in internet ho scoperto una cosa che mi ha colpito e insomma mi è piaciuta, una cosa un po' curiosa. In Islanda hanno fatto un esperimento, in realtà stanno ancora facendo questo tipo di esperimento, stanno provando le strisce pedonali 3D. Nel senso che sono disegnate con una tecnica particolare che permette all'automobilista che arriva da lontano di vedere queste strisce pedonali come se fossero in rilievo, quindi come se ci fossero dei pezzi di cemento praticamente sulla strada che stanno lì sospesi in aria. E questo permette ovviamente di ridurre gli incidenti perché l'automobilista che in lontananza vede queste strisce pedonali fatte in questo modo ovviamente rallenta. E quindi insomma stanno sperimentando questa nuova tipologia di strisce pedonali e hanno visto che in un mese gli incidenti sono già calati molto. Quindi pare che stia funzionando e pare che poi questa tipologia di strisce pedonali verrà proposta anche in altre città del mondo, dell'Europa, insomma in generale verrà diffusa. A me questa cosa delle strisce pedonali in 3D mi ha molto colpito e quindi insomma volevo parlarvene nel video dei preferiti. La prossima categoria è la foto del mese. Vi faccio vedere questo mese una foto che ho fatto nella mia città e si tratta di una ruota panoramica che hanno messo in occasione delle feste di Natale, poi a febbraio verrà tolta. E mi è piaciuta tantissimo questa ruota perché è tutta illuminata e ha tanti colori diversi.
La cosa particolare è che io la vedo dalla mia finestra, quindi tutte le volte che esco dal portone di casa o che magari vado sul poggiolo per qualche ragione, perché in inverno in realtà sul poggiolo non ci vado molto spesso, ma se per caso vado sul poggiolo io vedo questa ruota panoramica e mi piace veramente moltissimo perché è tutta colorata, quindi mi mette veramente allegria. L'ho fotografata e ho pensato di portarla in questo video perché davvero è una foto che, cioè, al di là del fatto che mi è piaciuta la foto, perché mi piace comunque come è venuta questa foto, mi piace proprio il fatto che questa ruota panoramica mi mette allegria. Quindi quando io esco di casa, mi affaccio dalla finestra, dal poggiolo e vedo questa cosa, sono più contenta. Insomma, prendetemi un po' come sono, ragazzi, è così, mi accontento di poco. E quindi, insomma, mi è piaciuta e volevo proporvela. L'ultima categoria, che è quella degli amanti dei tarocchi, è l'arcano del mese. Siccome siamo alla fine del mese di dicembre, quindi ci saranno tanti buoni propositi per l'anno nuovo e molto spesso quando arriva Capodanno si pensa adesso cambio tutto, cambio la mia vita, do una svolta, voglio cambiare questo, voglio cambiare quell'altro. Poi magari ben poche volte si fa davvero, però comunque i buoni propositi ci sono sempre. E quindi ho pensato di proporvi una carta che è proprio il simbolo del cambiamento per eccellenza ed è l'arcano senza nome, anche se è una carta che molto spesso spaventa perché viene associata alla morte, ma in realtà si chiama arcano senza nome e rappresenta il cambiamento. Quindi l'arcano senza nome vuole darvi un consiglio questo mese. Lascia andare ciò che non è più utile e accogli qualcosa di nuovo. Cogli negli aspetti positivi che ti permetteranno di svoltare. Io credo che questo sia veramente un consiglio molto importante perché tante volte noi magari rimaniamo ancorati a delle situazioni, anche se ci rendiamo conto che ormai ci stanno strette, che non ci servono più, che non sono più comunque quello che noi vogliamo. Però tante volte abbiamo difficoltà comunque a sganciarci da certe cose e ce le teniamo lì. Però io credo che sia veramente importante riuscire a scollegarsi da queste cose che sono diventate superflue e inutili per accogliere qualcosa di nuovo, perché lasciare andare il vecchio e accogliere il nuovo significa anche dare a se stessi la possibilità di crescere emotivamente, di crescere dal punto di vista intellettuale, di crescere dal punto di vista spirituale, insomma, di crescere nel senso più ampio del termine. Quindi secondo me è un consiglio che nel mese di dicembre può essere un buon consiglio, perché comunque arriva l'anno nuovo, si lascia l'anno vecchio e perché no, diamoci una possibilità di cambiare e di migliorare le cose. Ovviamente io lo dico e vi dico anche che cercherò di essere la prima a farlo, ovviamente, non è detto che io ci riesca, però vorrei veramente provare ad accogliere qualcosa di nuovo e darmi una possibilità per migliorare sempre di più. Detto questo, mi fermo, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.